Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale, io sono Nicolò e questo qui è Ivan, il nostro regista. Ciao a tutti! In questo video fuori stagione del canale vi parlerò di alcuni insetti presenti anche in Italia che hanno una particolarità. Infatti, a differenza degli altri insetti, sono attivi nei mesi più freddi dell'anno e vivono sulla neve. In questo primo video vi parlerò di una specie in particolare, il Boreus hiemalis. Il Boreus hiemalis è uno strano insetto appartenente all'ordine Mecoptera, più precisamente alla famiglia Boreidae. Questa è una delle tre famiglie di Mecopteri rappresentate in Italia assieme ai Bittacidi e Panorpidi. È la specie più nota del suo gruppo e anche la più comune, ma della distribuzione parleremo più avanti nel video. Il Boreus hiemalis è un insetto attero molto piccolo, infatti raggiunge al massimo una lunghezza di 4,5 mm. Il corpo è di colore bronzato scuro o nero e il capo è allungato in avanti e va a formare un becco munito di mandibole che è tipico dell'ordine Mecoptera. Le antenne sono lunghe e le ali sono molto piccole nei maschi oppure totalmente assenti nelle femmine. Il Boreus hiemalis quindi non è in grado di volare, ma grazie alle forti zampe è in grado di compiere dei veri e propri balzi. A causa di questa caratteristica e della somiglianza del corpo di questi animali con quello delle pulci, il nome inglese del Boreus hiemalis significa pulce delle nevi. Le femmine possono essere distinte dai maschi solo grazie all'osservazione degli ultimi segmenti addominali. Infatti nella femmina è presente una protuberanza allungata a forma di sciabola che funge da oppositore, che nei maschi è assente. Questo animale è molto particolare perché, come ho già detto, è uno dei pochi insetti ad essere attivi nei mesi autunnali e invernali, in questo caso tra ottobre e marzo. Durante questo periodo, in cui avviene anche l'accoppiamento, possono essere visti sulla neve, nei pressi di muschi o licheni dei quali si cibano. Questa specie è estremamente adattata al clima freddo, tanto che se viene tenuta in mano troppo a lungo può addirittura morire per il calore corporeo. Questa specie è diffusa nell'area paleartica e in Italia si può trovare in nevai di alta quota, nelle Alpi e negli Appennini. Per il suo legame con i climi freddi è una delle specie che rischia l'estinzione a causa del surriscaldamento globale. E con questo il video si può concludere qui. Il Boreus hiemalis non è l'unico insetto che vive sulla neve, infatti questo sarà soltanto il primo video della miniserie L'abominevole insetto delle nevi e sarà seguito da un secondo video. Per non perdervelo vi consiglio di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto e di mettere un mi piace al video. E noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao a tutti, sono Ivan, volevo informarvi che ho un canale su YouTube che tratta agricoltura e se siete interessati vi lasciamo il link qui e dove basterà cliccarci per arrivare. Ciao a tutti, al prossimo video.